Eccomi qua, sono qui a parlare, seppur brevemente, accennare a un discorso su quelli che sono i corsi da me proposti di tipo, chiamiamolo così, sperimentale. Allora, il termine sperimentale non è un termine esaustivo, è un calderone, una soluzione di comodo dove si mettono dentro tante cose, anche molto diverse fra loro. Ma perché non tutto un nome, non tutto un termine? Da una parte è una cosa molto bella, molto interessante, perché vuol dire che sta succedendo qualcosa di nuovo, qualcosa che non è ancora stato nominato, qualcosa che ancora noi con le parole non siamo in grado di identificare, quindi qualcosa che è in qualche modo in una possibilità di stupirci. Questa è una cosa bellissima, secondo me. Però d'altronde vediamo anche come siamo in qualche modo limitati, ristretti a quelli che sono una serie di categorie che andiamo a ripetere sempre quelle, mentre invece ci sono anche delle situazioni che non rientrano precisamente in queste categorie e non è neanche detto che siano nuove, perché il mondo della sperimentazione artistica è qualcosa che è più antico, si perde nella notte dei tempi. Ecco, ciò che è antico e ciò che è postmoderno tante volte si incontrano. Sono in qualche modo ante, sono in qualche modo avanti a noi, in un senso o in un altro, dipende da dove noi abbiamo la nostra prospettiva, no? Semplicemente tramite dei cambi di prospettiva cambiano anche queste cose qua. Allora, certe volte io mi trovo a presentare dei corsi, per esempio, di sperimentazione vocale. Ricordo a chi non mi conosce che io sono cantante, attrice, insegnante di canto e di recitazione, e poi questo si apre a mille altre materie, in realtà e sottomaterie. Però fondamentalmente io mi occupo di voce, di teatralità, di teatro, eccetera, di voce che sia cantata che recitata, ma anche sperimentale. Cosa vuol dire? Che io sto facendo da anni e anni ormai, non sono giovanissima, si vedrà dal capello brizzolato, volutamente non celato, ecco, mi occupo di quella che è la ricerca e la sperimentazione vocale. Parliamo di ambito canoro, ma che si mischia con la recitazione, che si mischia la voce parlata, voce cantata e voce in qualche modo giocata in mille modi, si vanno a intersecare, a unire fra di loro in giuochi che poi possono essere di libera creazione a seconda di quella che è poi l'espressione, l'espressività e il sentire di chi li pratica. Ecco. Quando io presento dei corsi di sperimentazione vocale, cioè, tante volte le persone non sanno di che cosa stiamo parlando, banalmente non sanno che cosa si tratta, sì, sperimentazione vocale, ma che cos'è? Cosa vado a fare? Cos'è la sperimentazione vocale? Allora, la sperimentazione vocale è una materia che è principalmente legata allo studio del canto, almeno per come la vivo io. Poi parliamo di cose assolutamente che possono cambiare, anche differire a seconda di chi le presenta. La sperimentazione vocale è qualcosa che parte dallo studio del canto, quindi di una forte tecnica vocale. È fondamentale che ci sia una forte tecnica vocale, che si studi profondamente la tecnica vocale, perché solo così, soltanto con un è un po' come essere degli atleti, no? Se si è degli atleti molto allenati si possono fare delle grandi prestazioni. Ecco. La voce ha bisogno di una costruzione atletica vera e propria, oltre che spirituale, cioè si unisce quello che è molto fisico, molto concreto, molto pratico, a ciò che è molto emotivo, emozionale, spirituale in qualche modo. Cioè, uno senza l'altro non viaggiano, stanno tranquillamente assieme, quindi non c'è nessun problema di contraddizione. E la sperimentazione vocale quindi è qualcosa che spesso non è conosciuto, non è noto. Io me ne occupo da tanto tempo e ho fatto anche dei dischi, faccio degli spettacoli da tanti anni, faccio dei progetti da tanti anni su quello che è il lavoro di sperimentazione vocale. Ma fondamentalmente, se qualcuno volesse capire, sì, vabbè, ma io non ti conosco, non so cosa fai, non conosco altri artisti che lo fanno, non ne ho mai sentito parlare, fammi capire in due parole. Allora, in due parole, noi ormai viviamo nell'epoca della tutto veloce, tutto subito, tutto in 2 secondi. No, non è possibile, in due parole non si può spiegare qualcosa che non si conosce, ma questo riguarda qualsiasi cosa, anche me parlassi di qualcosa che non conosco, sì, in due parole mi faccio un'ideuzza.
Banalmente, quello che potrei dire soltanto per introdurre, ma poi la conoscenza va naturalmente approfondita, è che giochiamo liberamente con la nostra voce, in modo assolutamente liberatorio, ma in modo anche armonioso, armonico, cioè non è qualcosa di buttato lì, e con l'attenzione a preservare ovviamente la salute della nostra voce. Il bello è la libertà, così come nel canto jazz, il cantare è improvvisazione, nella sperimentazione vocale la libertà improvvisativa è ancora maggiore perché non ci sono fondamentalmente regole, però anche lì va fatto in un certo modo, insomma, non è che basta fare due versi, hai fatto sperimentazione vocale, sì, vabbè, allora hai fatto due righe, tazzazzacca, hai fatto l'arte contemporanea, cioè, insomma, sono le solite questioni in cui un conto è prepararsi, un conto è barare, no? Ecco, prepararsi è necessario, ma per godersela fondamentalmente, anche se uno non ha ansia di prestazione, come è giusto che non ce ne sia. La sperimentazione teatrale, idem, io faccio lavori, studi, corsi, propongo seminari, eccetera, di sperimentazione teatrale e spesso le propongo insieme, ovvero che la sperimentazione teatrale e la sperimentazione vocale vanno di pari passo. Anche lì, sperimentazione teatrale, perché il teatro fondamentalmente è gioco. Play in inglese vuol dire giocare, ma anche recitare. Jouer in francese, la stessa cosa. In italiano abbiamo questo termine recitare, che sia un po' di finzione, che è utilizzato un po' impropriamente anche a volte, ma in realtà si gioca. Quando qualcuno mi chiede come io lavoro a livello di insegnamento di teatro, per esempio, sia che si tratti di sperimentazione teatrale, sia che non si tratti di sperimentazione teatrale, ma di laboratori teatrali, diciamo, più consueti, e a tal proposito voglio dire che ne sto proponendo in questo periodo ciclicamente all'Istituto Brera di Novara, e adesso ne organizzano anche un piccolo workshop introduttivo, il laboratorio teatrale di una giornata, anzi di una giornata, di 2 ore e mezza, cioè proprio mini, di una volta intendevo dire, presso la scuola Music Lab di Busto Arsizio. Sono piccoli cenni miei che do. Tra parentesi, tutto sarà nel mio sito. Io ho questo sito nuovo finalmente che sta nascendo, è un parto un po' lungo, un po' difficile perché tante cose si stanno accavallando, però arriverà a breve, ci sarà in modo ordinato il più possibile, messo in ordine un po' tutte quelle che sono le mie proposte, che spesso chi mi conosce magari non sa esattamente quello che faccio, si confonde un po' perché io viaggio tra canali che possono sembrare anche molto diversi fra di loro, in realtà dal mio punto di vista sono estremamente collegati. Comunque dicevo, il mio modo di lavorare per insegnare teatro, laboratori teatrali, che sia sperimentale o non sperimentale, è sempre un lavoro di ricerca, è sempre un lavoro su di sé, un lavoro in cui ci mettiamo in gioco, in cui lavoriamo su noi stessi e non ci interessa far finta di, ma ci interessa andare a scoprire delle parti di noi, lasciarle vivere. Lo stesso per il canto. Poi entrambi hanno degli aspetti tecnici importanti. Il canto che viene affrontato, o la sperimentazione vocale che sia, che vengono affrontati in modo assolutamente più individuale inizialmente per ottenere dei risultati seri, per delle basi solide, io lavoro su una tecnica estremamente forte. Così come nel teatro la tecnica la introduco dopo, la introduco certo, ci lavoro alla grande, però non è il primo passo, nel canto mi si inizia con la tecnica subito, di pari passo però con la sperimentazione, la ricerca e il gioco, anche nel non sperimentale. Anche nel non canto sperimentale. Io ogni tanto faccio questi video in cui do dei cenni sul mio modo di lavorare, eccetera, perché me li chiedono e credo che in qualche modo possano aiutare in un mondo in cui c'è abbastanza una giungla su queste cose. Si trova gente che lavora in ogni modo, anche pessimo spesso, oppure ci sono molti specchietti per le allodole. Ecco, a me piace giocare a carte scoperte, giocare cioè in modo molto sincero, mi piace l'autenticità, se io lavoro sull'autenticità nel teatro perché mi interessa l'autenticità anche nella vita e quindi è un lavoro di un certo tipo. Comunque sperimentare, l'arte sperimentale, in questo caso nella voce, nel canto, nel teatro, possono essere anche un cammino unico. Infatti quando mi lavoro
sulla sperimentazione vocale teatrale insieme, si costruisce insieme qualche cosa, cioè si costruisce, la persona costruisce su di sé quelli che sono personaggi, momenti creativi che coinvolgono la voce, ma coinvolgono anche il trucco teatrale, la creazione di un personaggio, di una maschera teatrale. E qui si apre tutto il mondo del simbolico, tutta la ricerca sul simbolismo, di cui io sono particolarmente appassionata e sono un'appassionata, sottolineo, del lavoro di Lorenzo Stuni, per esempio, che sul simbolo ha fatto una ricerca, un lavoro immenso. Si aprono mille strade, si apre dal punto di vista filosofico, dal punto di vista animico, dal punto di vista personale, dal punto di vista psicologico, certo, perché sono momenti assolutamente liberatori e terapeutici. Pur non facendo ufficialmente una terapia, però nel momento in cui io faccio teatro, faccio musica, eccetera, in modo creativo e non tipo scoppiazzatura del cantante o del musicista tale, io in realtà cosa sto facendo? Qualcosa di liberatorio, di terapeutico. Nel momento in cui in teatro metto in scena Riccardo III, metto in scena un personaggio che potrebbe essere definito un criminale, un disgraziato, eccetera, che però va a portare fuori dei lati ombra che tutti abbiamo dentro di noi, non faccio del male a nessuno in una realtà del tutto protetta, sublimando e facendo diventare bellezza, io libero delle parti di me che altrimenti magari mi farebbero male alla salute. Non so se mi spiego. Ecco. Ma questi sono tutti discorsi bellissimi che io adoro affrontare, che però ora interrompo perché se no non mi ascoltate, cioè non vengo seguita. D'altronde su queste cose ne parlerò anche in monologhi sperimentali. Adesso sto partendo con questo ciclo di trasmissioni da sola e lì mi posso sbizzarrire anche un'ora e mezza, 2 ore a parlare anche di queste cose, intervallate da contributi audio, video, momenti artistici veri e propri. Però diciamo che insomma, chi mi vuole ascoltare poi in modo approfondito può farlo. Sono cose assolutamente gratuite, sono sul mio canale YouTube. Adesso appena parto con la registrazione della prima puntata. Bene, io so che dirvi, io vi ringrazio, resto a disposizione, per chi mi volesse contattare lascio sempre dei riferimenti e grazie a tutti. Ciao ciao!